Amici telespettatori, buonasera. Beh, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, ci siamo noi. L'informazione libera della città, dalla parte dei più piccoli, contro i grossi poteri, contro i potentati economici, contro la cupola che imperversa, che regna sovrana su Taranto a mo' di gufo. Una puntata, quella di quest'oggi, nella prima parte, nei, diciamo, nei due terzi dello spazio, dedicata a Casartigiani. Casartigiani, come vedete da questi bellissimi manifesti che cospargono la stanza, ecco, vedete amore artigiano, Casartigiani, ieri, oggi e domani. È proprio il messaggio che Casartigiani vuole lanciare, quindi come forma appunto di come scommessa e come elemento su cui puntare appunto per la crescita del territorio, per disegnare una diversa economia. Andiamo subito a salutare gli ospiti della puntata. Alla mia destra abbiamo Mimma Annicchiarico, che è appunto presidente provinciale di Casartigiani Taranto. E alla mia sinistra il segretario provinciale di Casartigiani, Stefano Castronuovo. A fianco a Stefano Castronuovo, Rosita Giaracuni, lei è la responsabile dell'ufficio per la formazione e lo start-up appunto di Casartigiani Taranto. Dulcis in fondo, last but not least, Federico Greco, presidente di Assomarmo. Buonasera. Dicevo, ritorno sul manifesto, davvero carino, davvero, davvero bello, davvero dolce, lo vedete, Geppetto e Pinocchio, beh, che rappresentano un po' la tradizione, no? Dell'artigianato proprio per antonomasia. Un punto, un settore, una realtà da cui ripartire. Io dico soprattutto a Taranto, vista la realtà di Taranto, visto che la grande industria ormai è alla frutta, e allora ripartiamo dal piccolo, che poi è il grande, non è il piccolo. Ma andiamo subito in medias res e partiamo da Mimma Annicchiarico, presidente provinciale di Asso di Casartigiani. E allora, Mimma Annicchiarico, intanto vediamo, abbiamo fatto una precedente puntata in cui noi abbiamo, Casartigiani ha evidenziato le criticità del territorio, il rapporto con le istituzioni, le tante promesse e le mancate risposte, una pars destruens per così dire. Ora vogliamo fare una parte costruttiva, vogliamo vedere come operativamente si muove Casartigiani, cosa fa Casartigiani per gli artigiani. E allora, Mimma Annicchiarico, parliamo di questo rapporto con gli artigiani, come è strutturato e soprattutto quali sono i fabbisogni, qual è il fabbisogno degli artigiani che voi quotidianamente monitorate. Casartigiani è un'associazione datoriale, quindi rappresenta le imprese, particolarmente quelle del settore artigianato, commercio e piccole imprese. Siamo presenti sul territorio da 70 anni, quest'anno festeggiamo i nostri 70 anni come associazione, e quindi per esistere tanti anni significa che al territorio abbiamo dato. È un'associazione che comunque si è sempre anche distinta, proprio perché da noi è un'associazione fatta di persone, è un'associazione fatta di persone, fatti di soci, di imprese e di idee. Ma soprattutto anche di servizi, perché noi abbiamo creato proprio all'interno dell'organizzazione, grazie anche alla Confederazione, una serie di servizi, oltre al fare, a rappresentarci politicamente e istituzionalmente, ma anche il fatto che l'artigiano, cioè l'impresa, quando viene da noi, tra le sue problematiche ce le pone, e quindi noi riusciamo chiaramente a venire incontro, quindi oltre al discorso di dare servizi, dalla formazione al credito, allo start-up, quindi alla nascita di un'impresa che viene presa per mano e quindi nasce e viene seguita fino in fondo con tutte le attività che un'impresa ha è strutturata. Quindi Casartigiani in effetti è al servizio degli artigiani e delle imprese. Perfetto.
Passiamo da Stefano Castronuovo, lui è il segretario provinciale di Casartigiani Taranto. Abbiamo parlato di questa funzione di guida da parte di Casartigiani, ma vediamo come aiutate, come andate incontro alle difficoltà delle varie realtà artigianali. Parliamo per esempio, dico per dire, della sicurezza dell'HCCP, cioè vediamo proprio il percorso concreto nei confronti di chi si affaccia, di chi vuole realizzare un'attività di artigianato. Allora, per quanto riguarda quello che ci chiedono maggiormente, diciamo, gli artigiani, le piccole imprese, quando vengono a trovarci, è l'abbattimento delle tasse, la burocrazia, quindi la diminuzione della burocrazia, e il credito. Questi sono i tre punti fondamentali che l'artigiano o l'imprenditore in questo momento storico ci chiede. Per quanto riguarda l'abbattimento delle tasse, noi a livello provinciale, a livello comunale, a livello nazionale stiamo facendo miriadi di lotte, quindi noi facciamo il nostro per far sì che le pubbliche amministrazioni, il governo comprendi che se non si abbassano le tasse agli artigiani, l'Italia non si riprende, l'Italia non va. Per quanto riguarda la burocrazia, ci poniamo come strumento principale a aiuto degli artigiani ad assolvere tutti quegli adempimenti burocratici che la legge prevede. Parliamo della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si applica quando l'imprenditore ha anche un solo dipendente. Quindi quando l'imprenditore, artigiano o commerciale che sia, assume un dipendente, ha una serie di obblighi a cui adempiere, e noi veniamo in assistenza all'impresa al fine di fare il DVR, il documento di valutazione dei rischi, tutti i corsi necessari e obbligatori dal decreto 81-2008, che sono appunto il corso che può essere il corso per i datori di lavoro, l'antincendio, il primo soccorso, l'informazione e la formazione ai dipendenti dell'impresa. Quindi riusciamo in un pacchetto unico e diciamo in poco tempo a aiutare l'artigiano, l'impresa, ad assolvere tutti questi adempimenti e quindi non cadere nella trappola, tra virgolette, dei controlli dell'ispettorato, dei carabinieri, di tutti gli organi di controllo che fanno il loro lavoro. E quindi noi cerchiamo di agevolare l'impresa, in un unico punto trovano, ecco, l'amore artigiano, l'associazione che con amore aiuta a vivere e a crescere l'impresa. Perfetto. E siamo da Rosita Giaracuni, la responsabile dell'ufficio per la formazione e le start-up. E allora parliamo di formazione. In che modo è un settore particolare quello della formazione? Perché chiaramente l'artigianato, una realtà nel mondo appunto dell'artigianato, deve avere come punto di partenza, deve avere come presupposto appunto indispensabile la formazione, e come dire rappresenta un po' le fondamenta, no? di questo edificio da erigere. Parliamo con Rosita Giaracuni, dicevo, di formazione, poi successivamente parleremo anche di come andare incontro alle imprese instradandole nell'ambito dei bandi regionali delle varie agevolazioni, ma parliamo della formazione. Allora, noi facciamo diversi corsi di formazione, tra cui il corso di somministrazione di alimenti e bevande, e il corso di tatuatore, quindi per chi insomma ha intenzione di aprire un'attività commerciale, quindi per fare tatuaggi e piercing, il corso alimentarista, quindi ex libretto sanitario, e insomma, i corsi che facciamo sono diversi e sono comunque fondamentali per l'apertura dell'attività. Da noi vengono molte persone, insomma, quando devono aprire l'attività, che non sanno cosa devono fare, quindi il nostro compito, il mio personalmente, è quello di indirizzarli, insomma, prima di tutto alla formazione e poi, insomma, come dicevi tu, anche dopo ai bandi regionali. Il corso di tatuatore dall'anno scorso, insomma, che abbiamo avuto, siamo stati autorizzati e convenzionati con la ASL, quindi al momento, diciamo, siamo gli unici che ci siamo adoperati per avere questa autorizzazione. E,
non so. Torneremo sui bandi regionali, sì, e sulle altre forme di agevolazione. E ora siamo con Federico Greco. Federico Greco, sì, è appunto presidente di Assomarmo. Beh, l'attività di Federico Greco è esemplare proprio perché ha posto in essere questa associazione Assomarmo e quindi ha porta avanti una tradizione appunto che va perdendosi nel tempo e invece va potenziata, va aiutata e va sviluppata. Penso all'antico mestiere dello scalpellino. Ma poi davanti a tanti sforzi c'è anche la burocrazia. La burocrazia forse è il nemico numero uno. Guarda Luigi, la burocrazia sicuramente è un grandissimo problema, perché quando comunque una persona che vorrebbe essere e vorrebbe sicuramente lavorare come artigiano si trova di fronte a tante comunque problematiche, balzelli vari. Sì, balzelli vari. In più ci devi anche mettere che i vari comuni spesso e volentieri mettono come preposti persone che non sono preparate al 100%, e questo già ti fa capire il momento deludente dell'avviamento dell'attività artigianale. Per quanto riguarda poi il discorso, sai, personalmente visito gli artigiani quotidianamente e ti devo dire una mia impressione. Quando incontri un artigiano, solitamente negli ultimi anni lo si incontra con un'aria molto sommessa, molto triste, rassegnato quasi. E sicuramente arrabbiato. Nel momento in cui comunque gli poni delle piccole soluzioni ai suoi problemi, lo vedi sicuramente più rasserenato, rinfrancato, come se avesse bisogno di quella infusione, no? Ma il problema è di quell'ossigeno. Scusate. La nascita di un'associazione datoriale serve proprio per questo, perché comunque un artigiano non si deve chiudere all'interno dei propri opifici, ma deve comunque incontrare altri artigiani. Proprio di Assomarmo c'è: non esci dal tuo opificio, non ti chiudere, ma respira in un'ottica, diciamo, più ampia. Incontra altri artigiani e potrai vedere che comunque i problemi sono di tutti e non solo i tuoi. Quindi è certamente un... Poi, per esempio, questo discorso dell'artigianato lo prenderemo tra un po', il discorso, dicevo, degli antichi mestieri. Penso, per esempio, a Taranto, no? Ai maestri d'ascia, che è una specie, tra virgolette, in via di estinzione, se non addirittura estinta. È quasi estinta, visto e che... Penso a tante manovalanze in Città Vecchia legate alla marineria, anche queste completamente scomparse. Eppure sarebbe importantissimo riportare alla luce, rispolverare questi antichi mestieri in un'ottica di formazione e in un'ottica anche, io dico, sociale, perché in determinati settori dove c'è una devianza minorile, dove ci sono delle particolari situazioni di microcriminalità, una full immersion nel lavoro, insegnando a questa gente un'attività nobile e antica, sicuramente avrebbe anche una valenza, un riscatto sociale. Guarda, è ciò che facevano gli artigiani fino a... Quando si andava a bottega, fino, no? Fino a, ecco, 30 anni fa, insomma. Perfetto. E allora ritorniamo da Mimma Annicchiarico. Parliamo un po' della strutturazione dei vari organi all'interno di Casa Artigiani. Sappiamo che esiste un ente bilaterale di assistenza agli artigiani come genere, e all'interno di questo si sistemano,
si dislocano, per così dire, le varie unità di gestione di bacino territoriale in rappresentanza delle varie aree provinciali. Però, e qui veniamo alla nota dolens, tra queste unità pare che ci sia qualcuna che giochi a mettere il bastone di traverso. L'uccellino mi ha dato questa imbeccata. Infatti gli atti bilaterali per l'artigianato servono proprio perché sono di aiuto, di assistenza alle imprese, sia nell'ambito del datore di lavoro, ma soprattutto nell'ambito dei dipendenti. Quindi ci sono delle prestazioni che vengono erogate dall'ente bilaterale. L'ente bilaterale chiaramente ha sede a Bari, come sede regionale, però ha istituito delle varie unità di gestione di bacino nelle varie sedi provinciali della Regione Puglia. In queste unità di gestione di bacino chiaramente sono rappresentate dalle quattro organizzazioni fondatrici dell'ente bilaterale, dove chiaramente abbiamo a Taranto un problema che una delle organizzazioni a tutt'oggi ci blocca per non so i motivi, perché ancora non siamo riusciti a capire, e quindi sta creando problemi veramente di sviluppare promozione sul territorio per portare comunque alle imprese, sempre del settore artigianato, quelle che possono essere tutte le prestazioni che l'unità di gestione di bacino dà agli artigiani. E questo io mi auguro che al più presto possa darci una risposta, perché effettivamente la sua funzionalità sul territorio non avviene. E mi auguro che nei prossimi giorni, perché noi abbiamo sollecitato sia quello regionale ma anche quello nazionale, però chiaramente la problematica è proprio questa. Perché questa organizzazione non consente che questa unità di gestione di bacino possa fare la sua attività sul territorio? Anche perché le organizzazioni che rappresento non sono solo datoriali, abbiamo anche di fronte, perché proprio parliamo di bilateralità, abbiamo anche le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, quindi CGIL, CISL e UIL, che ne fanno parte. Io mi auguro che al più presto questa situazione si possa risolvere e che questa organizzazione venga fuori a dire qual è il problema per cui non ci dà la possibilità insieme di poterla mettere in attività. Perfetto, e allora ritorniamo da Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Casa Artigiani. Scopriamo le varie realtà organizzative di Casa Artigiani e parliamo di Artigian Cassa. Sì, Artigian Cassa, quindi abbiamo detto il terzo punto che le imprese ci chiedono maggiormente, il credito alle imprese, che ormai è diventato difficile, ormai è quasi impossibile. Cosa fa Casa Artigiani nel concreto? Casa Artigiani è sportello Artigian Cassa. Artigian Cassa è una vera e propria banca, è la banca degli artigiani, che dà la possibilità agli stessi di accedere a finanziamenti a breve termine, a medio e lungo termine, quindi per acquisto attrezzature, per ristrutturazione, per scorte, per investimenti vari che l'imprenditore deve fare. E in più, quindi oltre a fare quello che la banca fa nello standard, dà la possibilità di accedere ad alcune agevolazioni, quali il titolo secondo della Regione Puglia, che dà un fondo per 20% di fondo perduto sull'acquisto di attrezzature, dà uno sconto sugli interessi che la banca applica, tenendo conto che Artigian Cassa in questo periodo storico è la banca con un tasso di interesse più basso sul mercato. Quindi se io vado alla mia banca, che può essere territoriale o non, va un tasso molto alto rispetto all'Artigian Cassa. A questo ci aggiungono agevolazioni del governo, che nell'ultima legge di stabilità ha approvato una serie di manovre che permettono all'artigiano o all'imprenditore commerciale di avere la garanzia dello Stato, quindi siccome l'impresa in questo momento storico non riesce a garantirsi autonomamente, dice lo Stato: banca, non ti preoccupare, ti garantisco io all'impresa, tu finanzialo, però quando lo finanzi in più mi devi abbattere il tasso di interesse di un certo punto percentuale. Quindi abbiamo che l'artigiano può accedere al credito,
che va da 10.000 a 1 milione di euro in base, diciamo, alle, diciamo, alle capacità di restituzione dell'impresa, e lo ha a un tasso agevolato. Quindi è una grande, diciamo, un grande strumento in mano degli artigiani, e può accedere attraverso l'associazione, cioè quel soggetto che conosce l'impresa, perché nell'associazione l'imprenditore viene seguito a 360 gradi, quindi si sa vita, morte e miracoli dell'imprenditore, che lo presenta ad Artigian Cassa, garantendo in prima persona all'associazione che quell'imprenditore è un imprenditore sano, che fa economia sul territorio, dà posti di lavoro, e che se chiede un finanziamento è per dare valore aggiunto e bellezza alla propria attività, che la fa con passione, ma allo stesso tempo al territorio, che ha bisogno. E siamo da Rosita Giaracuni, responsabile ufficio formazione startup di Casa Artigiani Taranto. Abbiamo fatto riferimento ai bandi, alla opportunità ovviamente di sfruttare questi bandi regionali, le varie forme di agevolazioni, e quindi chiaramente la sua funzione di indirizzo. Io dico sempre che la capacità di intercettare ogni qualsivoglia forma di finanziamento è indispensabile. Io lo dico sempre a proposito degli enti locali, non voglio fare propaganda a nessuno, però abbiamo oggi un sindaco di Crispiano che è davvero in gamba e riesce a intercettare ogni tipo di fondo, così come, quindi stiamo parlando di una persona di centrodestra, così come posso parlare per il passato di Rocco Loreto per quanto riguarda Castellaneta. Cioè, ora, al di là di questa digressione politica, ma dico, la capacità di saper attingere dei fondi è fondamentale, perché poi molte volte ci sono i fondi. In certi casi certe realtà non sanno intercettarli, e magari gli iscritti, nel caso delle associazioni di categoria, o i cittadini, nel caso delle varie amministrazioni, stanno lì a morire di fame. Allora, in ufficio facciamo diversi finanziamenti, tra cui Artigian Cassa, dalla quale se ne occupa Stefano. Io personalmente mi occupo del finanziamento della Regione Puglia, ovvero il microcredito e il finanziamento nidi. Il microcredito dà la possibilità alle imprese già costituite da almeno 6 mesi di avere un finanziamento che va dai 5.000 ai 25.000 euro. Il tasso di interesse è bassissimo, è dello 0,12%. L'imprenditore può acquistare macchinari, attrezzature, veicoli commerciali, pagarsi le utenze, fare la ristrutturazione del locale, acquistare materie prime, materie di scorta, acquistare software, insomma tutto praticamente, tutto quello che occorre per l'attività. Oltre al microcredito, quindi, che dà la possibilità alle imprese già costituite, c'è anche il NIDI, che praticamente serve per chi deve aprire una nuova attività, quindi per le start-up. Questo finanziamento parte dai 10.000 euro fino a finire a 150.000 euro. La metà è fondo perduto. Si possono acquistare sempre attrezzature, macchinari, arredi, fare la ristrutturazione del locale. L'unica cosa che chiede la Regione in questo caso è l'esperienza almeno di 6 mesi nel settore di riferimento. Non so, Luigi, io ho dimenticato prima di dirti, di parlarti del corso di meccatronica. La legge è cambiata nel 2013, quindi per chi ad esempio è già titolare di impresa meccanica o di elettrauto, per legge insomma fino al 2018 deve fare per forza un corso di aggiornamento che dura in questo caso 40 ore. Poi, ad esempio, c'è il corso da 100 ore per chi possiede già la qualifica professionale, quindi ha intenzione di aprire l'attività di autoriparazione, e poi c'è il corso da 500 ore invece per chi insomma, non possiede nessuno dei requisiti che ho elencato poc'anzi. Quindi deve aprire l'attività o di meccanica o di elettrauto. Adesso praticamente si è incorporato l'attività, si è incorporato insomma il settore, e quindi si chiama meccatronica. Dura 500 ore, quindi all'incirca 6-7 mesi. E, superato l'esame scritto e orale,
viene rilasciata una qualifica professionale, insomma. Noi in ufficio siamo io fino alle 2 la mattina, Stefano forse anche la notte, insomma siamo aperti sempre a tutto, a qualsiasi cosa, nel senso qualsiasi persona viene in ufficio a... Ed è bello vedere proprio, io l'ho sperimentato così da esterno, diciamo così, questo spirito proprio quasi artigianale, no? Nel senso del rapporto umano, il rapporto forte, non quelle strutture non che magari sembrano fredde, sembrano delle turris, una turris eburnea, una torre d'avorio, ma proprio quella realtà che deve mettere a proprio agio il soggetto che si avvicina. Che viene, ma soprattutto che si deve fidare, ovviamente, perché nel momento in cui viene qualcuno in ufficio non ci conosce, quindi non sa chi siamo, non sa cosa facciamo. E, insomma, quando arriviamo la mattina siamo liberi, insomma Stefano mi dà la possibilità, insieme al mio presidente ovviamente, di imparare io personalmente, insomma, ma anche di seguire, di far crescere una persona che in quel momento ha bisogno e ha bisogno di tutte le informazioni possibili e immaginabili per poter aprire e per poter andare avanti, ovviamente. E, detto questo, oltre alle agevolazioni, insomma, quindi riguardo le start-up e le imprese già costituite, quindi anche corsi di formazione, facciamo anche la parte fiscale, quindi anche come CAF, tutte le agevolazioni con la nuova legge di stabilità, quindi il bonus bebè, il bonus luce e gas, che dà la possibilità, insomma, a chi ha avuto un bambino nel 2015 di avere un bonus fino al compimento dei 3 anni del bambino. Quindi, diciamo, in ufficio le cose che facciamo sono innumerevoli. Variegate. E, non lo so. Ne parliamo fra un po'. Tanto abbiamo. Ora abbiamo un intermezzo pubblicitario, è la prima fascia pubblicitaria. Prima però di mandare la fascia, vogliamo mandarvi il promo di un nuovo format che insieme a Francesco Borgia, giornalista e operatore video, abbiamo deciso di lanciare. Un giornalismo di assalto, delle interviste, tra virgolette, di assalto in favore del cittadino. Andare a mettere il politico di turno, l'amministratore, il soggetto istituzionalmente preposto a vario titolo, inchiodarlo, tra virgolette, alle sue responsabilità, quando ovviamente tradisce la fiducia del cittadino. E su tutto possiamo transigere, ma non sul rispetto sacrosanto del cittadino che paga le tasse. E allora il promo di occhio a quei due che prossimamente andrà in onda su questi schermi, su questa rete Delta TV e successivamente la prima fascia pubblicitaria. Non cambiate canale, restate con noi. Occhio a quei due, un giornalismo d'assalto che sfida il potere e non teme di mettersi contro il sistema. Abbiamo il coraggio di dire quello che gli altri pensano ma non dicono. Con Luigi Abbate e con Francesco Borgia, prossimamente all'interno dello sportello del cittadino, su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre. Rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo, ci stiamo occupando delle attività
di Casa Artigiani, cercando di comprendere l'organizzazione, come funziona Casa Artigiani e soprattutto il modo in cui va incontro alle esigenze appunto degli artigiani. Riprendiamo il nostro giro con Mimma Annicchiarico, appunto presidente provinciale di Casa Artigiani Taranto. Mimma Annicchiarico, qui a Taranto sembra, vista la realtà che c'è, parliamo del bubone della grande industria, è evidente che, almeno a mio avviso, penso al nostro avviso, qui c'è da fare una scelta di campo. Abbiamo capito che la grande industria non funziona più, la siderurgia lì e l'Ilva non va più, perché d'altronde è il mercato che di fatto la sta condannando, a prescindere dalle varie vicende giudiziarie. Dicevo, la necessità di fare una scelta di campo, e il futuro è l'artigianato. Il futuro dell'artigianato, la visione di Taranto vista in alternativa a quella che noi siamo abituati, alla grande industria, alla marina, che purtroppo oggi non offre più quello che sono i posti di lavoro. E quindi Taranto, che sappiamo benissimo come città che ha tutte le caratteristiche, c'ha tutto, è inutile. E quindi fondamentalmente dalle radici, volendo partire, parliamo dell'artigianato in se stesso, ma anche delle tante figure. Quindi potrebbe essere chiaramente l'opportunità per Taranto, proprio attraverso il settore, mettendo insieme quello che poi può essere anche il turismo, perché se noi parliamo di enogastronomia, e chiaramente poi parliamo anche dell'agricoltura, sulla produzione, dall'uva a quelli che sono poi i nostri prodotti. E quindi l'artigianato entra in campo con la sua produzione, la trasformazione del prodotto, anche quello del mare. E quindi poi parliamo anche di tutto il resto che possono essere poi le attività proprio collegate al mare, alla terra, che insieme... quelle che sono poi le risorse naturali del territorio. Se noi dovessimo pensare che noi attualmente, come imprese artigiane a Taranto iscritte regolarmente all'albo, all'incirca siamo sui 7.500 imprese. Quindi se noi dovessimo pensare che ogni impresa avesse la possibilità che lo Stato gli dà di assumere una persona, avremmo 7.500, oltre al datore di lavoro chiaramente, di operai, di dipendenti. Così via, se dovessimo pensare a mettere dal commercio al settore dell'agricoltura, turismo e servizi. Quindi noi avremmo effettivamente, per una unità, per ogni impresa, avremmo veramente una grande occupazione, oltre che vedere il discorso dell'Ilva, no? Dell'industria in se stessa. Quindi quello che noi effettivamente dovremmo cercare insieme a tutti gli altri settori, quindi chi fa effettivamente impresa, mettere insieme e quindi sviluppare veramente per Taranto delle politiche, ma delle buone politiche, in collaborazione con gli enti, e quindi sfruttando quelle che sono tutte queste risorse economiche che stanno ricadendo, che stanno arrivando su Taranto. E quindi è su questo che dovremmo effettivamente lavorare, ognuno per le proprie competenze. Io mi auguro che questa cosa possa avvenire, chissà un cambiamento in questa città ci possa portare. Sì, perché poi ne parleremo, tanto abbiamo ancora una ventina di minuti di tempo, perché poi alla fine c'è sempre questo terrore, no? Se l'Ilva chiude, se l'Ilva va via, morto un Papa se ne fa un altro. Senza dubbio. E siccome questo Papa, non Papa Francesco, che è un dono di Dio, ma in senso metaforico quest'Ilva è tutt'altro che un Papa, bene, possiamo fare tranquillamente a meno. Poi ne parleremo, perché anche la classe politica, parlo soprattutto del governo, no? Salvaguardare l'Ilva, salvaguardare la produzione, l'Ilva è patrimonio della città di Taranto. Ma quale patrimonio? Ma quale patrimonio? Andiamo avanti e andiamo da Stefano Castronuovo. Allora, abbiamo parlato di questa scelta di campo, puntare sull'artigianato come presupposto per il futuro del territorio. Il ruolo di Casa Artigiani, che deve andare incontro, che va incontro a chi intende dar vita a nuove imprese, perché se
io domani mattina dico io credo nell'artigianato, ho una mia professionalità, voglio intraprendere una attività, però ci sono c'è tutta una serie di adempimenti burocratici innanzitutto, il ruolo di Casa Artigiani rispetto alla nascita, all'avvio delle nuove imprese. Noi quando facciamo i corsi di formazione, ma anche quando la collega Geracuni, che prima mi ha preceduto, incontra un giovane ragazzo che vuole rischiare, vuole metterci del suo, vuole far di se stesso una attività autonoma, la prima cosa che gli diciamo è: guarda, fare l'imprenditore significa rischiare, bisogna essere bravi per fare l'imprenditore. Il nostro ruolo è quello di insegnare e aiutare il giovane che si vuole affacciare alla vita imprenditoriale a affrontare tutti i passi che la burocrazia italiana prevede. Cerchiamo quasi di spaventarli, ma allo stesso tempo gli diciamo: guarda, non ti spaventare, perché ci siamo noi al tuo fianco. Quindi facciamo un esempio pratico: io che voglio aprire un'officina meccanica, la prima cosa che devo fare è avere un requisito professionale. Parlava prima la collega del corso di meccatronica. Le professioni artigiane stanno diventando professioni, quindi da mestiere stanno trasformandosi in professioni, quindi sono attività altamente specializzate. Pensiamo ai meccanici e agli elettrauti che mettono le mani sulle nostre auto. Auto che ormai sono più elettronica, più meccatronica che altro. Quindi quello che facciamo noi all'interno della nostra associazione è dare i punti base e tutti i trucchi dei segreti del mestiere, sia a livello pratico e teorico che a livello amministrativo. Oltre che poi li seguiamo nell'apertura, nella richiesta della firma digitale, quindi smart card, che è obbligatorio ormai per fare tutte le comunicazioni alla Camera di Commercio, all'INPS, all'INAIL. Senza questa firma, che è la firma che sostituisce la vecchia firma, autografa, l'imprenditore, il futuro imprenditore, non può avviare tutte le comunicazioni obbligatorie agli enti preposti. Quindi noi, invece di andare a fare la fila in Camera di Commercio, viene direttamente da noi e in pochi minuti ha la propria firma digitale, che è l'avvio di tutto quello che è l'iter amministrativo per aprire attività. Lo formiamo dandogli un requisito riconosciuto dalla provincia di Taranto, quindi dalla regione, che quando si andrà a iscrivere gli enti riconoscono. Gli diamo tutta l'assistenza iniziale, quindi che cos'è l'IVA, che cos'è la partita IVA, tutti quelli che sono i fondamenti per far sì che l'artigiano o l'imprenditore futuro non abbia paura di affrontare l'impresa, scusate il gioco di parole, dell'impresa. Rosita Geracuni, nel precedente intervento stavamo parlando appunto delle varie forme di finanziamento, parlavamo delle agevolazioni, poi ho detto avremo modo di approfondire, è il suo momento. Come dicevo prima, appunto, oltre ai finanziamenti per quanto riguarda le imprese artigiane, ci occupiamo anche quindi dell'assistenza fiscale, in questo caso riguardo le agevolazioni con la legge di stabilità, quindi come ad esempio il bonus bebè, che dà la possibilità ai nati nel 2015 fino al 2017 di avere un bonus di 80 euro. Quindi per l'acquisto di spese sanitarie, acquisto di acquisto alimentare, oppure il bonus luce e gas per chi ovviamente ha un determinato reddito, in questo caso per chi ha un reddito inferiore a 7.500 euro. Quindi come vedi, insomma, in ufficio seguiamo sia l'imprenditore sia anche la persona fisica in quel momento che ha bisogno di assistenza, quindi viene da noi a chiedere aiuto per avere accesso alle agevolazioni oppure ad esempio ai corsi. Non so più cos'altro dire. Bene, ritorniamo da Federico Greco. Federico Greco è presidente appunto di Assomarmo. Allora Federico Greco, facciamo un po' un excursus. Lei opera a Monteiassi. Negli anni, ecco, vediamo un po' questi imprenditori, questi artigiani,
come si sono approcciati, diciamo così, all'attività? Facciamo un bilancio, quanti nel settore del marmo hanno chiuso bottega, quanti hanno cercato di riqualificarsi, di inventarsi qualcosa, di generarsi, rigenerarsi, e in questo senso la funzione di Assomarmo. Vediamo un po' l'andamento, guarda, diciamo, del settore. Ecco. Allora, guarda, prima ti dicevo, fino a circa 40 anni fa praticamente i vecchi maestri facevano da professori, insegnavano il mestiere ai vari ragazzi che si avvicinavano per la prima volta al mondo del lavoro. Ovviamente con l'avvento di nuove legislazioni che sicuramente hanno dato sicuramente delle negatività all'attività artigianale, tutto questo è venuto meno. Quindi nel nostro settore tantissime aziende hanno dovuto chiudere. Io ricordo che nel 92 su Taranto e provincia c'erano circa 134 lavorazioni in armi. Ad oggi sono 86. E la cosa più brutta è che comunque non c'è un ricambio generazionale. Quindi praticamente chi arriva all'età della pensione, beato lui, perché noi chissà se riusciremo ad arrivarci, chi arriva all'età della pensione chiude e sicuramente non può dare opportunità a giovani di aprire o continuare l'attività. Quindi Assomarmo sicuramente si è posta come obiettivo innanzitutto cercare di far capire ai ragazzi l'importanza del lavoro artigianale del marmo, l'importanza del modellare manualmente una materia quasi inerme e creare praticamente un'opera d'arte. E una delle prossime volte però lei ci deve prendere in parola, ci deve portare qui qualche manufatto. No, sarebbe troppo. Sarebbe per noi un onore, perché noi dobbiamo far capire. Le porto il logo di Casa Artigiani, fatto da Federico Greco in diretta, quando abbiamo fatto una manifestazione al centro. A Paolo VI. Basta però che Federico Greco non faccia mai una scultura dell'onorevole Pellino. Con lo scalpellino. Questo con lo scalpellino. Poi perché sennò guarda, rompiamo i rapporti. Anche perché ultimamente l'ho visto ed è abbastanza ingrossato l'onorevole Pellino. Quindi ci vorrebbe parecchio marmo. E non vale la pena. E non ne vale la pena sicuramente. Bene. E quindi, come ti dicevo, Assomarmo cerca sicuramente di far capire ai giovani di l'importanza del lavoro. In secondo luogo abbiamo come obiettivo la partenza di alcuni corsi professionali che possano dare ovviamente degli attestati riconosciuti e quindi andare a finalmente, perché fino a questo momento chiunque può fare il marmista, perché non c'è assolutamente alcun tipo di regolamentazione, e quindi andare a regolamentare un settore che oramai è alla mercé del più furbo e sicuramente dell'improvvisazione. Ok, allora facciamo un altro giro e ripartiamo da Mimma Annicchiarico, presidente provinciale di Casa Artigiani. Assomarmo fa parte della grande famiglia. Beh, si è aperto, siamo nel mese di, sono passati i primi due mesi dell'anno, gli obiettivi di Casa Artigiani per il 2016.
Vi vedo molto agguerriti anche per difendere i vostri diritti come categoria all'interno, per esempio, della Camera di Commercio, per esempio. E insomma, bisogna, come dire, marcare il proprio territorio di appartenenza, puntare i piedi, mostrare le unghie quando necessario. Noi le sfide del 2016, gli obiettivi che noi ci siamo prefissati di raggiungere, chiaramente per il bene comune della città, del nostro territorio, questo senza dubbio, e quindi mettere comunque a disposizione tutte le nostre competenze che chiaramente proprio servono guardando chiaramente in avanti con positività, perché noi siamo quelli che guardiamo anche nonostante tutte le situazioni, i contrasti che molto spesso incontriamo, però noi siamo propositivi, guardiamo con positività, e quindi io mi auguro che effettivamente in questa città, soprattutto gli uomini che rappresentano sul territorio l'economia, e parlo in tutti i sensi, quindi chi occupa alcune poltrone, non faccia un rappresentare se stessi, ma soprattutto una autoreferenzialità, evitarla proprio, e quindi essere individualisti solo ed unicamente per gli scopi personali, perché purtroppo questa città non è cresciuta proprio per questo motivo. Allora, quello che io mi auguro, ma è uno spirito che abbiamo proprio in associazione Casa Artigiani, proprio all'interno, perché è un contenitore pieno di soci, di imprese, di persone che lavorano, che vogliono che effettivamente questa città riprenda a partire, è quello di mettersi veramente tutti intorno ad un tavolo e programmare per Taranto qualcosa che veramente diventa realtà, visto che arrivano tutti questi soldi, come dicevo prima, quindi cerchiamo di mettere ognuno le proprie capacità, e se qualcuno non è all'altezza, non è capace, io gli dico dimettiti, vai e lascia il posto a chi è capace. Il problema è che c'è tanta gente che sta su quella poltrona o su quelle poltrone attaccati con l'attac. Poi ci sono le cupole, i comitati d'affare, e quindi noi come i boicottaggi, abbiamo... ci sono le varie lobby, e questo è Taranto. Quindi l'obiettivo nostro è proprio ma quello. Ma noi dobbiamo stanare. Cerchiamo chiaramente, io voi mi auguro con l'unione di altri. Come organizzazione di categoria, noi come modesta realtà mediatica cercheremo di, ripeto, di mettere al muro, in senso metaforico ci mancherebbe, inchiodare alle proprie responsabilità chi evidentemente rema contro il territorio e rema solo a proprio favore. E allora Stefano Castronuovo, mi interesserebbe parlare, questo è l'ultimo giro, di una realtà di Casa Artigiani, Sanarti, cioè la sanità degli artigiani. Sì, sono tanti gli enti che Casa Artigiani, insieme agli altri consorelle dell'artigianato e i sindacati dei lavoratori, hanno creato a livello nazionale, e che poi si sono organizzati anche a livello regionale e provinciale e comunale. Sono una serie di agevolazioni, tra cui il Sanarti, che è il fondo sanitario dell'artigianato, che prevede la copertura dei costi della sanità, diciamo, nella specialistica o ordinaria, per tutti i dipendenti delle imprese artigiane, perché è un obbligo contrattuale del contratto collettivo nazionale dell'artigianato, ma anche va a coprire tutte quelle che sono le spese del titolare dell'impresa artigiana, dei familiari, quindi moglie e figli. Facciamo un esempio pratico. Quanti artigiani arrivati in un certo periodo dalla proprietà hanno problemi con i denti, quindi devono fare la protesi dentaria, quindi parliamo di soldi che all'improvviso l'artigiano ha bisogno. Sei iscritto a Sanarti, sei iscritto a Casa Artigiani, Sanarti interviene e va a pagare, diciamo, in una percentuale molto alta quegli interventi che quell'artigiano deve fare per tutelare la propria salute. Quindi è uno strumento,
molto importante per l'artigiano. Un altro esempio. Come c'è per i giornalisti, sì. Casagit. Sì, quindi parlando perfetto. Di denti, quando con occhio a quei due qualche politico romperà i denti a me e a Francesco Borgia, io e Francesco Borgia, che è anche giornalista, ci serviremo di Casagit. È chiaro. Almeno sfruttiamo quelle realtà. Diciamo che sono strumenti che ci sono, poco conosciuti, alcune organizzazioni le nascondono per diciamo non agevolare tutti, però ci sono e bisogna sfruttarli. Oppure la grande opportunità che hanno in questo periodo di crisi le imprese artigiane è la sospensione. Che cos'è la sospensione? L'artigianato non ha la cassa integrazione, non ha gli strumenti di sostegno al reddito ordinario. Io che artigiano che non lavoro, però ho dei dipendenti, quindi anche se non lavoro devo pagare gli stipendi ai dipendenti. Se non lavoro non riesco a incassare, quindi mi diventa difficile pagare i miei dipendenti. Posso sospendere il dipendente per un massimo di 90 giorni nell'arco dell'anno. Il dipendente verrà pagato all'80% dall'INPS e dall'ente bilaterale. Quindi è un modo per dare un respiro all'impresa, ma allo stesso tempo tutelare il lavoro del dipendente. Quindi non fargli perdere il lavoro. Rosita Giaracuni, ho visto che, non perché è presente, ma la vedo la persona giusta al posto giusto per quanto riguarda la formazione, perché ho visto che proprio c'è un approccio, no? Parliamo di questo rapporto, appunto, deve microfonarsi, e la formazione, dobbiamo fare un corso di formazione radiotelevisiva, scherzo naturalmente, ci mancherebbe. Sa quante volte capita anche a me di parlare, soprattutto nella fuga. Infatti. E dicevamo, parliamo di questo rapporto proprio umano, no? Che si viene a creare nell'ambito della formazione. Qualche aneddoto, qualche evento, qualche momento che le è rimasto particolarmente impresso. Allora... mi è rimasto impresso praticamente un qualcosa di particolare, ovvero un ragazzo che deve aperto l'attività di gastronomia, è venuto da noi l'anno scorso per chiederci delle informazioni. Io, insomma, di primo acchito ho visto che non si fidava più di tanto, cioè nel senso era un po' diffidente, prevenuto. Insomma, ho perso un bel po' di tempo, cioè non è che ho perso, però sono stato un bel po' di tempo a dire tutto quello che dovevo fare, all'incirca un'oretta. Gli ho detto che doveva fare il corso della somministrazione, gli ho detto che poteva avere accesso al finanziamento della Regione Puglia con il NIDI. Ha fatto entrambe le cose, ha fatto sia la formazione, quindi la somministrazione per l'apertura dell'attività, e poi abbiamo fatto tutto il progetto riguardo l'attività che doveva aprire. Bene, ha fatto il corso, ha superato l'esame, è stato chiamato dalla regione per fare il colloquio riguardo il finanziamento, ha dato tutte le carte che doveva dare, l'apertura della partita IVA, ha fatto il colloquio, è andato tutto bene, dopo un mesetto è stato chiamato, gli è stato detto che il finanziamento è stato accettato. La somma era anche abbastanza alta, e è venuto in ufficio, ha offerto a tutti noi il caffè, era soddisfatto, ci ha ringraziato ovviamente perché gli siamo stati dietro, gli siamo stati vicino, gli siamo stati d'aiuto in tutto, quindi dall'inizio poi a finire all'apertura dell'attività. Un momento di festa. Così come noi festeggeremo il 5 giugno e voi siete invitati, il primo anno di Polifemo l'occhio d'abate. Come no, certo che verremo, come no. Solo una persona non verrà invitata, immaginate voi chi. Bene, dicevamo, sì, questo mi è rimasto molto impresso perché ovviamente vedere una persona contenta, per l'apertura dell'attività, oggi come oggi, no? È una cosa bella, visto che tutti stanno chiudendo purtroppo in questo periodo di crisi. Uno slancio di vita. Perfetto. Sì. Bene. Prima di congedarci è il momento di Federico Greco, presidente di Assomarmo. Vedo nei post di Federico Greco, sia come persona Federico Greco che come Assomarmo,
un grande entusiasmo, una voglia di realizzare e di portare avanti le esigenze della categoria, le istanze della categoria, interfacciandovi con le istituzioni. Tanto entusiasmo. Vediamo un po' gli obiettivi del 2016. Mi pare che proprio all'inizio dell'anno lei aveva fatto quasi un decalogo, no? Tutta una serie di punti programmatici. Ma guarda Luigi, anche il porto, il suo entusiasmo per le potenzialità del porto da sfruttare. L'entusiasmo ecco. Sicuramente è dovuto all'amore per il proprio lavoro, che ti porta a ragionare e a cercare comunque di risolvere dei problemi che sono comuni comunque a tutti. L'obiettivo del 2016 è sicuramente sarà sicuramente un anno lavorativo intenso. Immagina che questa sera, mentre io sono da te, il mio vicepresidente praticamente è quasi a combattere per cercare di far approvare un regolamento cimiteriale, ovviamente redatto da noi e consegnato da noi. Quindi il tutto si cerca di fare, nel limite del possibile ovviamente, con l'apporto e andando quasi a braccetto con le istituzioni, così come dicevi. Si spera che le istituzioni possano cambiare, possano migliorare in maniera tale da migliorarci entrambi. Certo. Per quanto riguarda il porto di Taranto, c'è parecchio da lavorare. Io spero nei prossimi mesi, quantomeno, di partire con un progetto iniziato l'anno scorso e portato a termine verso novembre, e spero almeno per aprile-maggio di poter partire con quel progetto e poter portare il lavoro sicuramente anche a Taranto. Bene, e allora abbiamo fatto una puntata bella di contenuti, di programmi, questo a dimostrazione che noi non vogliamo soltanto criticare, accusare, denunciare, ma denuncia e proposta. Qui abbiamo analizzato l'attività di Casartigiani, cosa fa Casartigiani e il modo, no, in cui cerca di andare incontro alle esigenze della categoria. E allora andiamo a ringraziare e salutare i nostri ospiti, incominciando da Mimma Nicchiarico, presidente provinciale di Casa Artigiani, Stefano Castronuovo, in ordine, li sto citando nell'ordine in cui sono intervenuti, dicevo segretario Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Casa Artigiani, Rosita Giaracuni, responsabile ufficio formazione e start-up, e Federico Greco, presidente di Assomarmo. Fissiamo allora questo cronoprogramma prima di annunciare la seconda, diciamo, parte di Polifemo come tematica, come argomento. Abbiamo il promo di Occhio a quei due, poi la fascia pubblicitaria. Al rientro tutta una serie di pillole appunto dello sportello del cittadino. Siamo andati e stiamo andando su e giù per la città, qui e lì, per denunciare appunto quelle disfunzioni che purtroppo il cittadino vive. E abbiamo visto che evidentemente la forza di Polifemo, la forza, consentitemi la presunzione, della serietà, porta a qualche risultato. Noi avevamo denunciato lo stato di una villetta sita alla fine di via Scoglio del Tono in zona Taranto 2, completamente ristrutturata, riqualificata, si andavano a fare anche i vari lavori di pulizia, i vari interventi di pulizia e quant'altro, tenuta perfettamente a lucido, però chiusa con tanto di lucchetto e quindi inaccessibile per i cittadini. Abbiamo fatto con Francesco Borgia uno sportello del cittadino, abbiamo fatto la scorsa puntata di Polifemo, vi posso assicurare che nel giro di meno di 24 ore la paura ha fatto 90 e l'amministrazione comunale ha aperto
misteriosamente la villetta. 8 anni chiusa, sono serviti, è servita una puntata di Polifemo e una puntata dello Sportello del Cittadino per portare a miglior consiglio i nostri amministratori. Questa è la forza di Polifemo l'Occhio di Abate, l'informazione libera, la TV senza padroni, lo sottolineo, autogestita, autoprodotta e autofinanziata dal sottoscritto, grazie alle varie realtà che credono in un progetto di libertà. Quindi pubblicità e a seguire una raffica, per così dire, di Sportelli del Cittadino. Occhio a quei due, un giornalismo d'assalto che sfida il potere e non teme di mettersi contro il sistema. Abbiamo il coraggio di dire quello che gli altri pensano ma non dicono. Con Luigi Abate e con Francesco Borgia, prossimamente all'interno dello Sportello del Cittadino su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre.